Buongiorno a tutti e benvenuti a un piccolo aggiornamento ciclico su FTSE MIB. Volevo farvi notare una cosa importante. Per quanto riguarda la ciclica evoluta, soprattutto in giornate come questa, venerdì, non basta la violazione di uno swing, quello a 19.491, per valutare un long. Perché? Per il fatto che, violati i 19.491, siamo andati infatti a 495 con questa candela, poi ci devono essere volumi. Se non seguono volumi, anche se c'è la rottura della candela successiva, perché abbiamo fatto un massimo ancora superiore, c'è poco da fare. Ok? È quello che è successo qui, è quello che è successo qui, è quello che ha provato a succedere qui. Rottura, si torna indietro, tentativo di rottura, si torna indietro. Quindi fate sempre attenzione alla definizione degli swing che vi do, che utilizziamo nella ciclica evoluta, è fondamentale anche dal punto di vista operativo. Se non sapete come utilizzarli, fate attenzione, perché, come di consueto, o le cose si conoscono, o un metodo si conosce, oppure c'è poco da fare, si rischia soltanto, ascoltando anche un'analisi che può essere corretta, se lo scenario cambia, perdere dei soldi perché non ce ne si è accorti. Questo lo dico a beneficio di chi ancora da TradingView mi ha inseguito fino a qua per fare polemica e che non si sente più perché le analisi sono tutte corrette. Si sente soltanto se sembra che un'analisi non sia stata corretta. Non ho voglia di giustificare determinate cose, vi dico soltanto che dato che se non conoscete l'evoluta, non sapete come interpretare questo genere di cose e non sapete come utilizzare gli swing e non sapete quali sono gli swing corretti, almeno evitatevi di fare brutte figure. Perché esattamente come sta succedendo in questo momento, se non c'è una conferma volumetrica, non c'è niente. E quindi sarebbe stato bello poter andare long se avessimo violato da questa candela in avanti questo swing a 12.524, ma non l'abbiamo fatto, per cui non si è attivato nessun trade. E purtroppo, se non mettiamo insieme anche a queste cose il tempo ciclico, non possiamo fare assolutamente niente. Se arriviamo già a 20 barre di T-3, inverso dico, non serve più neanche se c'è una continuazione sopra questo swing, perché il rischio diventa troppo alto per operare. Se non sapete il perché di quello che sto dicendo, almeno evitatevi le critiche. Fate un piccolo bagno di umiltà. L'umiltà è fondamentale per un trader e sapere anche riconoscere chi è più in gamba. Se io trovo persone più in gamba di me, vado a imparare da loro. Guardate che strano. Violazione dello swing, candela rossa. Ok? L'ho fatto in tempo reale. In modo da spiegare qualche cosa che non è chiaro a chi non conosce la ciclica evoluta, detrattori o meno che siano. Qui in questo momento probabilmente stiamo andando a chiudere il nostro T-3, che tra l'altro è arrivato solo a 31 bar su massimo 44, quindi potrebbe tranquillamente proseguire anche per arrivare a. Anche per arrivare a lunedì mattina fino alle 10.15, alla massima estensione. Mediamente però il venerdì pomeriggio si evita di operare se non ci sono dei chiari segnali, perché si rischia di farsi male. Abbiamo un trading range, se non prendiamo le spike, davvero molto contenuto, tra i 19.504 e i 19.000. Sono 127 tick di trading range, un po' pochi, ok? Anche se si prendessero i massimi, si rischia con una candela rapida di HFT che tutto finisca rapidamente. Per dire, se si andasse sotto questo minimo a 19.410, poi ci può essere tranquillamente un rimbalzo, perché il tempo è già oltre il tempo minimo, perché qui abbiamo già
l'equidistanza data da 16 barre 4 ore e qui ne abbiamo altre 15 e siamo per andare a 16. Questa può essere rispettata o meno, ma nella realtà dei fatti non è profittevole operare in determinate situazioni. Per cui se non le conoscete potete fare solo due cose, o decidere di impararle per evitare prima di tutto di farvi male e poi per sapere quando operare e guadagnare bene, oppure potete criticare ma senza sapere che c'è una parte operativa della ciclica evoluta che dà pista a tanti altri. Soprattutto a chi non la conosce e quindi prende cantonate. E questo è tanto divertente. Per il resto, vedremo che cosa vogliono fare anche a livello di dei, perché qui non abbiamo nessun tipo di segnalazione in questo momento, abbiamo una mera inside, che non significa niente, significa che può andare in rottura ancora giù e può andare tranquillamente su. Non abbiamo preso direzioni particolari, qui si continua a scendere, qui continuiamo ad avere una divergenza rialzista, ma sapete che le divergenze sono soltanto l'ultima delle parti della ciclica evoluta. Per cui fate attenzione e ricordatevi che gli swing sono importanti, ma uno dovete conoscerne la definizione. Secondo, dovete sapere quali sono quelli importanti. Terzo, dovete sapere come utilizzarli. Se mancano i volumi, questo è il risultato. E l'abbiamo visto tutti gli altri giorni. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.